In un derby che ha regalato emozioni e 6 reti, Giulianova e Chieti si annullano con un 3-3 finale che non serve veramente a nessuno, decretando la quasi retrocessione del Giulianova in eccellenza e allontanando forse definitivamente i playoff per la squadra di Marino. Le due squadre ci hanno provato in un match che ha visto un Giulianova più determinato nel primo tempo ed un Chieti migliore nella ripresa. Pochi intimi sugli spalti per il derby del Rubens Fadini, con meno di 400 presenti, fra cui una cinquantina di sostenitori teatini. Pronti via e al nono la squadra di casa è già in vantaggio grazie a Pellecchia, che su punizione dai 18 metri prima del limite buca la barriera e mette alle spalle di Dedeo, che forse non vede partire neanche il pallone. I ragazzi della coppia Dragone Scarpantoni ci credono e 2 minuti dopo è ancora Pellecchia a chiamare al salvataggio l'estremo teatino. I ragazzi di Mister Marino, sorpresi dal gol subito a freddo, stentano a reagire pur iniziando a premere con una certa decisione. L'unico acuto degno di nota arriva però al 31esimo, quando Comini in area giuliese chiama Proietti ad una parata non difficile. Ma i teatini si rifanno al 32esimo, quando arriva il pareggio di Varone, che ribadisce in rete dopo la respinta del portiere di casa su tiro di Fiore. Il derby ed elettrico, e così poco dopo arriva il nuovo vantaggio locale con Di Stefano, che su perfetto cross di Pellecchia non sbaglia, realizzando il gol del nuovo vantaggio giallorosso. Dura però solo 4 minuti la gioia locale, visto che al 36esimo Fiore ristabilisce la parità colpendo di testa in maniera vincente a 2 passi dall'incolpevole Proietti. Tutto da rifare per la squadra di casa, che però non riesce a creare altri problemi a Dedeo fino al termine del primo tempo. L'avvio di ripresa vede in campo gli stessi 22 di inizio gara. Al terzo c'è un'occasione colossale per l'attaccante del Chieti Dos Santos, che in area si fa ipnotizzare da Proietti, che si immola e salva la sua porta. Rispetto al primo tempo, più Chieti che Giulianova, con i ragazzi di Marino sicuramente propositivi. Al quarto d'ora ci prova fra gli ospiti ancora Comini, che non riesce a dare potenza e precisione alla sua conclusione. Al 18esimo sulla sponda opposta è Alessandroni a rispondere con un cross che non trova però nessun compagno in area. E così al 20esimo il Chieti mette la freccia con il gol del 3-2, segnato da Riccucci dopo un batti e ribatti dalle parti di Proietti. Si mette male per i padroni di casa, che vedono i fantasmi dell'eccellenza, visto che al 25esimo è ancora Proietti a salvare dopo il tocco sotto misura di Sbardella. I teatini sono padroni del campo e al 32esimo c'è ancora un'azione targata Chieti, con Comini che crossa in area per Fiore, che prova il gol della domenica, riuscendo comunque in mezza rovesciata a chiamare Proietti alla parata a terra. L'ultimo quarto d'ora regala ancora emozioni. Al 33esimo arriva quasi insperato così il 3-3 di Marzucco, che infila Dedeo su perfetto cross di Alessandroni, che poi al 39esimo rifila una gomitata del grosso, concludendo anzitempo la sua gara, e con il capitano del Chieti e Giuliese Doc costretto ad uscire sostituito da Varricchio. L'acceso finale regala il generoso forcing delle due squadre, con il punteggio che però non cambia. Marino, un 3-3 che probabilmente non serve a nessuno, non serve al Giulianova in chiave salvezza, e allontana per il Chieti il piazzamento playoff. Nel secondo tempo avete avuto le occasioni per chiudere la partita, non ci siete riusciti, poi è arrivato il gol del 3-3 del Giulianova. Se tu fai 3 gol fuori casa quasi rischi di perdere. Ci è andata anche bene, perché comunque io temevo questa partita, che il Giulianova in casa è un'altra squadra. Comunque i numeri dicono che il Giulianova in casa, in questo campo qua, è tutta un'altra partita. Più volte ho cercato di farlo capire ai miei, ma purtroppo se fai 3 gol fuori casa e poi appena si avvicinano all'area commetti sempre un'ingenuità, poi alla minima ingenuità sei sempre punito. Comunque ne abbiamo fatte di tutti i colori, vicino all'area. Facciamo di tutto per stare lontano dall'area, ma qualche volta ci devi andare per forza. Una punizione regalata sul primo gol, il terzo gol addirittura 8 giocatori in area su un fallo laterale, si fa girare un giocatore da solo, cioè, quindi troppo è il calcio sotto questi aspetti è imprevedibile. Sono venuti fuori i nostri limiti, spazi stretti, i giocatori purtroppo che soffrono gli spazi stretti. Molti di noi si vogliono inventare il calcio, e questo purtroppo non riesco a farmi capire, è colpa mia. Purtroppo il calcio è una cosa semplice ed è difficile insegnare il calcio semplice, soprattutto a questi livelli. E giustamente una squadra che ci mette anima e corpo e cuore come il Giulianova in questo campo
rischi grosso. Mi dispiace perché qualcuno ha dimenticato subito quel di buono che questa squadra sta facendo. Non è giusto, perché questa squadra, quando siamo arrivati noi, navigava veramente in cattive acque, sia psicologiche che tecniche. La squadra ha tentato una cosa che forse non è nelle sue corde, perché comunque mentalmente si vede che ci mancò qualcosa, sono venuti fuori i nostri limiti. Oggi noi abbiamo ereditato una squadra che veniva da 5 sconfitte su 7, e insomma non bisogna dimenticarsi il passato recente. Si fa subito voli pindarici. La salvezza di quest'anno, secondo me, per il Chieti è una buona cosa, visto le prospettive che c'erano, e non è giusto poi andare a subito a dimenticarsi delle cose. La solita squadra generosa, purtroppo non è bastato per battere il Chieti. A questo punto, destino che sembra già deciso per la sua squadra. Deciso direi no, perché comunque la matematica ancora ci tiene agganciati, quindi la squadra ha offerto secondo me una grandissima prestazione. Diciamo, siamo stati bravi ad andare in vantaggio nel primo tempo per ben due volte, siamo stati recuperati, però ecco, poi nel secondo tempo, considerando anche una condizione da parte della squadra avversaria forse migliore della nostra, in virtù anche degli allenamenti svolti in settimana, noi ci alleniamo 3 volte, magari ecco... Alla fine forse sarà emersa anche la migliore condizione del Chieti, però siamo stati bravi, nonostante siamo andati sotto, a recuperare il risultato. Sicuramente la squadra, bisogna dirlo, aveva bisogno all'inizio e avrebbe bisogno adesso di qualche innesto. Oggi abbiamo anche 2 defezioni importanti, quali la squalifica di Straccia e di Giampaolo, giocatori penso che per questa squadra fondamentali, quindi diciamo, accontentiamoci del punticino preso e andiamo avanti.